Francesca Deid, adesso questa atleta può modificare un po' la situazione ai vertici, fa parte delle Fiamme Oro. Francesca che si è presa la grande soddisfazione di vincere la gara degli elementi obbligati, una bellissima prima posizione. Il tema è Cross the Universe. Il musical dal quale è tratto questo brano Let It Be. Maturità, consapevolezza delle loro capacità, veramente Francesca qua lo sta facendo vedere. È sempre stata un'atleta molto forte dal punto di vista tecnico, sempre all'apice dei risultati dei campionati, ma meno presente. Qui c'è una grande interpretazione, una grande maturità. Trovo molto interessante il fatto che riesca a mantenere la figura del busto abbastanza a lungo da poter essere ammirata. Non è la classica elevazione che dura un istante. Sì. Si fa ammirare, insomma. Brava, bravissima Francesca Deid. Bella, molto bella l'interpretazione, poi tutto è seguito veramente molto bene, massima altezza, l'abbiamo visto anche lei, una grande capacità di scivolamento sullo specchio d'acqua. Questa è una delle caratteristiche che più difficilmente si apprezza con la visione non dal vivo, quindi in televisione, perché non avendo sempre l'atleta inquadrata al centro dello schermo, questa loro capacità di movimento, di coprire la vasca, è una qualità che un pochino viene meno, si perde. Quindi, però è una delle caratteristiche. Sì, coprire la vasca serve appunto, come dicevi, perché i giudici, essendo collocati sui lati lunghi della vasca, equamente distribuiti, bisogna farsi vedere bene, sì, da una fila come dall'altra. E allora Francesca Deida, seconda al momento con 90 e 133, resiste Linda Cerruti. Però fa un bel passo avanti da 89, non tantissimo però, qualcosina. Qualcosina. Qualcosina, non 26 e 900 l'esecuzione, 36 e 133 l'interpretazione artistica, in effetti quella ci aveva particolarmente emozionato.